Allora, io sono Gianluca Arioli, sono proprietario del caseificio Arioli, fondato intorno al 1800, quindi io sono la sesta generazione. Oggi noi produciamo i due tipi di gorgonzola che voi conoscerete molto bene, quello dolce, quello che oggi si chiama piccante, in realtà io continuo a chiamarlo naturale perché secondo me il nome piccante è fasullo, anche perché non è piccante. Noi produciamo taleggio. E da un paio d'anni abbiamo fatto una collaborazione con il parco dove produciamo dei ravioli a marchio parco con il nostro gorgonzola naturale. Sono tre tipi di ravioli, oggi non ho qua da farvi vedere, però sono dei ravioli praticamente dove c'è un po' di ricotta e il nostro gorgonzola e del miele preso nel parco vicino. Detto questo, voi siete capitati nel paese dove è nato il gorgonzola. In realtà il nome Gorgonzola qualcuno lo definisce associato alla città di Gorgonzola, ma non è così, perché una volta si chiamava Stracchino. Gli si è dato il nome Gorgonzola perché? Perché i produttori del Gorgonzola, che erano di questa zona, tra Abbiategrasso e Magenta, cioè sono in questi comuni vicino, portavano a ridosso delle montagne il prodotto perché poi veniva stagionato nelle ghiacciai che c'erano, in montagna, e quindi il mercato si faceva nella città di Gorgonzola e lì vicino, e da lì questi signori si sono appropriati del nome, ma in realtà non è così, cioè in realtà il Gorgonzola è nato qua, ci sono delle testimonianze che lo dimostrano, e probabilmente magari anche qua, proprio in questa location qua. Oggi vi ho portato, per esempio, un nuovo prodotto che ho fatto, poi lo assaggerete, che è sempre fatto con il nostro gorgonzola e il nostro taleggio. Qua c'è il taleggio, sono delle chicche di polenta queste qua, e questo qua invece è fatto con il gorgonzola. Ho voluto creare questi prodotti perché io sono tra i maggiori, vedete, questo è il gorgonzola naturale, io sono tra i maggiori produttori di gorgonzola naturale che ci sono in Italia. Anche se il gorgonzola naturale in quantità ne va molto meno, appunto, però noi siamo piccoli produttori, ma in realtà siamo i più grossi produttori di naturale. Quindi ho voluto poter far conoscere a voi e alle persone questo straordinario prodotto, che considero straordinario, e poterlo dare in circostanze diverse, cioè non solo come formaggio, ma assaggiarlo in altre declinazioni. Poi sarete voi a giudicare se è stato fatto un buon lavoro o altrimenti no. Cosa vi posso dire? Una novità su gorgonzola assoluta, e dalle ultime ricerche fatte probabilmente adesso verrà anche scritto sulle carte del gorgonzola, non contiene lattosio. Abbiamo scoperto che le muffe praticamente del gorgonzola riescono ad assorbire il lattosio, e quindi questa è una notizia straordinaria, quindi per tutte le persone intolleranti potranno comunque gustarsi il gorgonzola senza avere problemi. Questa è una notizia dell'ultima ora, quindi credo... Così, comunque il gorgonzola in generale non solo suo? Cioè. No, in generale. Sicuramente quello naturale è più portato perché ha una stagionatura più lunga, perché come sapete anche nei grani, nel parmigiano, il lattosio non c'è neanche lì, perché hanno una lunga stagionatura. Col gorgonzola invece, avendo anche quello dolce, una stagionatura inferiore, però le muffe aggrediscono il lattosio e lo eliminano. E quindi... abbiamo fatto dei test e siamo riusciti a capire che effettivamente non ce n'è, e quindi probabilmente il Ministero ci autorizzerà a scriverlo anche sulle carte dal prossimo anno. E questa è una bella notizia. La differenza tra il dolce e il naturale c'è una sola stagionatura? No, c'è anche una diversificazione di lavorazione, cioè le temperature sono diverse, le acidità sono diverse e poi naturalmente la stagionatura. Quello dolce, la lavorazione del gorgonzola dolce è simile a quella del taleggio e di tutti gli altri formaggi un po' più molli, diciamo. Quello piccante, naturale, ha delle temperature più alte, asciuga di più. Però le componenti basi. I fermenti lattici sono diversi. Il latte è uguale, chiaramente, però cambiano, il pellicidio cambia, cioè ci sono dei pellicidi diversi. Diciamo che il sistema di lavorazione è quasi uguale, cambia proprio la temperatura e le stagionature, i camerini, perché il gorgonzola quando viene fatto, uno lo fa, dopo 10 ore va
in cella frigorifera per bloccargli l'acidità, ma dopo ritorna al caldo. Nel caso di gorgonzola dolce, ritorna al caldo, ci sta dai 2-3 giorni, che noi chiamiamo camerini. Quello naturale ci sta dai 5-7 giorni, a seconda di come si vuole fare il prodotto. Quindi c'è proprio tutta una procedura diversa. Poi la foratura viene fatta più o meno allo stesso modo, cioè sono degli aghi che entrano. No, adesso si usa l'acciaio. Praticamente dopo 15 giorni che sono al freddo, dal camerino che vi ho detto prima, dopo ritornano al freddo. Dopo 15 giorni che sono al freddo vengono forati sul primo piano, 80 buchi da una parte, poi i 15 giorni successivi 80 buchi dall'altra. E questa iniezione di ossigeno gli permette alla muffa di svilupparsi. Esatto. Cosa volevo dire? Sì, una domanda. Sì. A parte che il suo Gorgonzola è finito a Los Angeles sul tavolo anche degli Oscar, questo qui è una cosa che sono cose. Quando il prodotto è di qualità non ha problemi anche a viaggiare all'estero. Però ti volevo chiedere, il Gorgonzola in origine è nato da un errore di stagionatura, no? Allora, una volta, così narrano, praticamente si faceva la cagliata e il contadino cosa faceva? Faceva la cagliata, poi la lasciava lì e il giorno dopo faceva l'altra, no? Quindi gli è venuto di mettere assieme la cagliata del giorno prima con la cagliata del giorno dopo, naturalmente è logico che non si può assimilare bene e quindi nell'amalgamarsi le due cagliate hanno creato all'interno un po' di fori e questo ha creato la famosa muffa. E dicono che adesso non mi ricordo se erano messi sposi, forse che avevano servito questo stracchino che si chiamava così, nel tagliarlo presentava tutte queste venature verdi, chiaramente avevano fatto, hanno detto cos'è sta roba. Poi l'hanno assaggiata, hanno visto che comunque era buona e da lì probabilmente è nato tutto il discorso, ma perché non proviamo a fare un formaggio erborinato? È nata questa cosa. Molte volte ci sono cose mondiali che sono nate da Spagna. La Nutella è nata da Spagna. Non so se il signor Ferrero è nata da lui, non lo so. No. In azienda è stato quello da Spagna. Ah. Io arrivo da Alba e comunque. E a volte sì, se poi è una cosa che non danneggia la salute. Doveva essere un prodotto solido. E invece è venuto cremoso. E invece è cremoso e poi da lì ha studiato sopra e la regola non si inventa niente. La regola non si inventa niente. No, infatti, le cose non si inventano, cioè alla fine la cosa nasce cosa. E comunque, allora, quello che volevo dire che era importante, il discorso del palco. Allora, i nostri prodotti di questa zona sono fra i migliori al mondo, ma non perché siamo noi, magari noi siamo anche bravi, però non perché noi siamo i più bravi, è proprio il territorio che si sposa bene, perché il foraggio comunque in questa pianura padana è al massimo, perché l'irrigazione è perfetta, cioè, e quindi è logico che avendo un sistema di irrigazione naturale che si adatta proprio alla coltivazione, è chiaro che i foraggi verranno meglio, quindi noi siamo più fortunati che anche in altre parti perché abbiamo la materia prima di qualità. C'è quel connubio nelle cose. Certo, poi chiaramente se si ha la qualità all'inizio, no? La materia prima, è logico che non si può non fare un latte buono, di conseguenza un formaggio buono. Poi ci sono tutte le varie sfumature, però noi siamo. Posso fare una domanda?